L'atleta nazionale Walter Facente, plurimedagliato judoka del gruppo sportivo dei Carabinieri, ospite per 2 giorni a Sanremo e presso il padiglione centrale di Villormont ha tenuto una serie di allenamenti con i giovani atleti del circolo sportivo Judo Sanremo. Allora, come stanno andando questi allenamenti? Stanno andando molto bene, comunque i ragazzi migliorano di giorno in giorno, hanno già un'ottima base grazie anche comunque i loro insegnanti, i loro maestri, c'è Nicola e Andrea Scalzo. No, va bene, poi fa sempre piacere comunque fare allenamento con dei ragazzi vogliosi, poi ad agosto non è facile, non è l'ideale. Questi ragazzi ce la mettono tutta e si impegnano fino in fondo, sono contento di come sta andando. Perché Sanremo? Sanremo perché è sempre piaciuto la città, però con un paesano calabrese che vive qui, abbiamo organizzato insieme questo allenamento, quindi ho dato la possibilità a questi ragazzi di conoscere un attimo tecniche un po' diverse dal loro abituale allenamento. Quali sono i tuoi progetti futuri? Futuri ora penso dopo degli brutti infortuni che ho avuto in passato, penso alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, ce la metterò tutta e niente, incrociamo le dita. Perché questo sport è importante per i ragazzi? È importante perché oltre a essere uno sport, secondo me, di disciplina, cioè, come in tutte le città, comunque fa sempre bene portare un ragazzo in palestra, toglierlo dalla strada e fare uno sport che ti dà rispetto e per l'avversario e, come dicevo prima, molta molto disciplina. Quante ore dedichi a questo sport? E in teoria 4-5 ore al giorno, ci alleniamo 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio. Sì, è uno sport molto sacrificato anche perché, come vedete, anche ad agosto siamo qui a sudare tutti insieme ad allenarci. Girerai altre palestre? No, per il momento no, andrò in ferie. Sì, una settimana, andrò a casa con la famiglia, però sì, da settembre comunque inizierò di nuovo tipo attività con il mio club che è il Centro Sportivo Carabinieri, cioè che ringrazio per avermi fatto venire qui.